Bene, buonasera a tutti, non siamo numerosi come tutti gli altri martedì perché è mercoledì, lo so. Capisco che cambiare giorno significa cambiare i ritmi, mi rendo conto, però è andata così. E credo che anche la settimana prossima dobbiamo fare un cambiamento, per non obbligarvi, perché so che tanti vorrebbero venire lunedì, non obbligarvi a fare due cose, perché altrimenti... E poi io sono contento al limite di condividere con voi anche pregando la mia festa, piuttosto che fare cose che... Per cui siccome il 23 è il mio compleanno, quindi io sposto la... E poi il 24 molta gente se ne va, perché tiene 24 e 25, che festa! Quindi a questo 24 sera il 25 è festa, e allora preferisco farlo lunedì. Quindi la catechesi la spostiamo lunedì e così ci facciamo anche gli auguri nel modo più cristiano possibile e immaginabile, ringraziando il Signore per il dono della vita in genere. Io so che molti con tanta cortesia mi vogliono fare gli auguri, quindi generalmente diciamo una messa in quell'occasione, non vi faccio venire due volte e facciamo il 23 la giornata di preghiera. Credo che siate d'accordo per questo. In modo che capisco che, ma anche perché il martedì, essendo prima della festa, del 25 ci potrebbero essere dei problemi. Poi vi ricordo ancora che c'è questa opportunità per agosto, proprio perché tanti mi hanno chiesto di fare qualcosa. Le date di agosto sono 4-11 agosto per la Terra Santa. Domenica ci sarà anche il... ci potrebbe essere anche il programma, però prima. Nel frattempo sto facendo anche un pensiero di chiusura del ritiro, cioè io vorrei arrivare a fare la catechesi, a chiudere la catechesi, ma chiuderla ad Assisi. Cioè il 20 giugno è il giorno dell'anniversario della messa, stiamo ancora qui e facciamo messa a sera, ma il 21, il 22 e il 23 giugno, che sono giovedì, venerdì e sabato, potrebbero essere tre giorni da passare insieme ad Assisi come richiusura dell'anno pastorale per stare insieme lì nella terra di Assisi. L'abbiamo fatto negli anni passati, quando avevamo la possibilità di farlo, lo riproponiamo. Ma vediamo un attimo, sto tentando di organizzarlo. Nel frattempo voi sapete che lunedì io sono stato lì a Varsavia, per invitato dalla Casa della Cultura, dal Centro di Cultura Italiana di Varsavia, presso l'Ambasciata Italiana di Varsavia. È stato un momento molto bello, molto gratificante, sia per come è stato partecipato, sia per il fatto che dovevo affrontare un tema che mi è molto caro in questo momento, che d'altronde sto sviluppando come studio, come ricerca. Presentato a Mondadori il libro di novembre sulla futurologia, sulla, non la crisi dell'economia, ma l'economia della crisi, per tentare in qualche maniera di leggere dentro. Abbiamo fatto questo incontro proprio sulla speranza e il futuro, lì con un uditorio molto attento, anche perché Varsavia ha una grande attenzione culturale, è una città molto elegante che non sembra essere uscita da una prigionia come è stato quella del regime comunista, una terra ricca di martiri. Una signora si è alzata, la sentirete per chi ha il contatto su Facebook da stasera, presumibilmente ci sarà tutta l'intervento, perché è stato un po' laborioso mettere insieme i molti minuti che abbiamo parlato, che era superato un'ora, per cui si sta costruendo il percorso, dove una signora polacca ha detto: padre, lei sta su una terra, tutta la nostra terra, questa città che è un cimitero di martiri. Io sono stato nel giorno dell'Olocausto di Varsavia, lei ha detto, e questa è una città che sorge
sulle macerie di un passato e le rovine di uomini e donne che hanno dato la propria vita. E quindi porti nel mondo la dignità della nostra gente e il coraggio della nostra gente. È stato un momento molto bello e io ne vado contento di aver fatto questa esperienza, anche se è faticosa, perché partire il giorno prima, fare la conferenza, ripartire il giorno dopo, riprendere subito a lavorare, faceva anche molto freddo, al di là dell'acqua che pure là stranamente, perché per loro non è piovoso, c'era acqua anche lì, ma comunque. Ecco, riprendiamo il nostro percorso, vi dico per confortarvi, per sapere perché abbiamo spostato il giorno, abbiamo spostato per questo e riprendiamo il nostro percorso che ci vede riflettere stasera sulla terza domenica di Pasqua. Io vorrei che voi ricordasse sempre che il ritmo liturgico, il percorso liturgico ha una sua intelligenza, ha una sua strategia. È il ritmo eptomadario, il ritmo di sette, 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 perché è la settimana. Come la settimana ci deve portare alla domenica, il ritmo delle domeniche è intorno al numero sette. Ecco perché questo sette rincorre la vita credente della Chiesa, perché i numeri hanno un significato. E il 7 è il giorno, il numero della creazione, della completezza, è il numero della mano di Dio sul destino degli uomini. Quando sentite 7, è Dio pensa alla storia insieme a te. Ecco, i 7 sono i giorni della creazione, 7 sono i giorni della settimana, 7 sono i sacramenti, 7 sono i vizi capitali, 7 è continuamente presente per dire guarda, capite che i numeri non contano soltanto, raccontano nella Sacra Scrittura, raccontano. E così anche la liturgia ha preso questo rito. E se 7 sono i giorni che ci portano alla domenica, 7 per 7 sono i giorni che dalla Quaresima ci portano alla Pasqua. 7 per 7 sono i giorni che dalla Pasqua ci portano all'Ascensione. C'è questo ritmo, quasi come quella ridondanza numerica dovesse dire a ciascuno di noi. Il ritmo è sempre lo stesso, la vita è uguale ma si ripete, e così questo tempo di Pasqua, che noi chiamiamo Pasqua perché è Pasqua di Resurrezione, è come se fosse un solo lungo giorno. Perché così è stato, I 50 giorni che vengono raccontati da Luca, 50 giorni, in Giovanni sono soltanto un giorno. Nel libro di Giovanni non ci sono i 50 giorni dalla Pasqua a Pentecoste, è tutto nello stesso giorno. Per cui la numerologia, la quantità, la durata non deve preoccuparci, è il contenuto di quell'annuncio, anche perché nessuno se lo deve dimenticare. Che poi il 7 per 7 fa 50 e il numero 50 per antonomasia è il numero della gioia, e cioè è il giubileo, perché nel 50° giorno si celebra la gioia, nel 50° anno si diventa liberi. Questo è il percorso della Sacra Scrittura, e qui noi lo ritroviamo anche nel nostro percorso di catechesi, che per 7 settimane faremo i conti con il tempo di Pasqua. Adesso siamo alla terza domenica, ne dovremo fare 5 di domeniche, perché una è lasciata all'Ascensione e una è lasciata alla Pentecoste. E così avremo il simbolico e contenutistico numero di 50 giorni vissuti in tempo di Pasqua. Qual è il tema della terza domenica? Ricordatevi che la eco delle domeniche pasquali non può che essere l'esperienza
dei primi cristiani con l'incontro che fanno con Gesù. La sorpresa è l'inaudita gioia di incontrarla, perché il tempo di Pasqua è anche il tempo di anticipazione dell'incontro futuro, con l'incontro con la vita risorta. Vinta la morte, c'è un dopo. Per cui il tempo di Pasqua è il tempo in cui i cristiani, facendo memoria ed esperienza dei primi compagni di viaggio, i nostri, gli apostoli, che hanno visto oltre la morte e che hanno visto il risorto, fanno l'esperienza di questo incontro, con questa differenza, con questa novità, perché questo è il Vangelo. Il cristianesimo è diventato interessante perché diceva qualcosa di nuovo. Se avesse detto qualcosa di già detto, non avrebbe avuto la ricaduta. Quando mi dicono perché oggi c'è un po' di crisi anche nell'annuncio cristiano, non è l'annuncio cristiano che è in crisi, ma è la sua novità rivoluzionaria che non viene annunciata. Se il cristianesimo non dice quello per cui originariamente ha sconvolto il mondo, Gesù è venuto a dire qualcosa di straordinariamente nuovo. Se quella straordinaria realtà non viene annunciata, noi abbiamo pudore, o meglio, non abbiamo neppure il convincimento profondo che quella novità sia vera, per cui fondamentalmente la bypassiamo e facciamo diventare il cristianesimo una delle tante regole di vita. Ma non è così. Sarà anche una regola di vita, ma il cristianesimo non è una regola di vita, non è una filosofia di vita, non è così. È una sciocchezza. Se perde la sua originaria forza rivoluzionaria, quella che questa gente, i primi discepoli, i primi compagni suoi e poi nostri, hanno potuto valutare e sperimentare nella loro vita, per cui sono restati da un lato scombussolati, dall'altro sorpresi e meravigliati, e per questo hanno potuto dire: io cambio la mia vita. Per questo hanno potuto dire: lasciamo tutto e lo seguiamo. Badate bene che la prima volta che hanno lasciato tutto, in realtà non avevano lasciato niente. Quando Gesù li chiama sul mare di Galilea, venite e seguite, ma non hanno lasciato, ma non hanno lasciato, perché avevano entusiasmo, ma non avevano capito. Loro lasciano davvero quando, vincendo la paura, perché escono fuori dal cenacolo, l'avete sentito con Tommaso domenica scorsa, quando vincono la paura, e la paura si vince soltanto quando una verità sconvolgente, evidente, ti cambia la vita, prendono il coraggio a quattro mani e dicono: no, noi non possiamo più tacere. Bellissima quella pagina, andatevi a leggere Pietro dopo la Pentecoste, andatevela a leggere, lo stesso Pietro vigliacco che viene fuori e dice: sentite, noi non possiamo più tacere. Quando hanno il coraggio di dire anche dinanzi alle guardie che li vogliono bastonare, minacciano, dice: sentite, voi ci potete fare tutto quello che volete, ma noi non possiamo più tacere. Proviamo allora a capire in questo percorso, la terza domenica, di cosa lui ci parla. Allora, nella seconda domenica, noi, se vi ricordate bene, abbiamo visto, la domenica di Pasqua, abbiamo visto che il Signore è stato annunciato dalla sua forza. Nella seconda di Pasqua abbiamo visto Tommaso che lo ha rinnegato, cioè che non l'ha rinnegato, Tommaso che in cerca di Dio lo ha trovato nel Signore Gesù. E adesso, nella terza domenica, i discepoli di Emmaus, ancora dei testimoni. In quel tempo i due discepoli che erano ritornati da Emmaus
narravano agli undici e a quelli che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose e raccontavano la loro esperienza, Gesù in persona, quanto è bello questo passaggio, no? Gesù in persona, cioè Luca ci tiene subito a mettere in mano Annanzi, poi dopo lo specifico. Il latino è ipse Iesu, cioè propissa, Gesù in persona, che il mio maestro di latino avrebbe detto lo stesso Gesù, ipse, proprio. Il napoletano è più fecondo, propissa. In persona, stette in mezzo a loro, perché in persona è più filosofico, la persona, no? E disse: pace a voi. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Guardate le due, propissa o un fantasma? Luca ce lo dice subito, propissa. Ma egli disse loro: perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Anche questa è bella come immagine. Lui, per farsi riconoscere che è proprio lui, non è che fa un gesto spettacolare, mostra il segno del dolore, la causa della morte, la fa vedere, non la nasconde, ma la mostra in questo caso vinta. Guardatela, sul proprio, non vi nascondo niente. In altri termini, sul suo corpo c'è la memoria del martirio. Ed è proprio il martirio che loro hanno visto con quegli occhi stampato, che era il luogo della morte, quello stesso martirio diventa il luogo della vittoria, della morte superata. Toccatemi, passaggio successivo, e guardate. Se qualcuno avesse ancora un dubbio, Luca dice: siamo negli anni 70, figliolini miei, non è che stiamo negli anni 70, dopo Cristo, 70, che il Vangelo è stato scritto. Per cui qualcuno negli anni 70, 75, avrebbe potuto confutare, contestare, perché erano ancora vivi i testimoni. Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io, toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. Questa è la forza rivoluzionaria di quel messaggio cristiano che noi tacciamo. Ma voi veramente credete che la maggioranza di quelli che si dicono cristiani e credenti credono nella resurrezione come un fatto di carne? Gesù sta dicendo: toccatemi. Ma perché qualcuno pensa che dopo la morte si possa toccare? Toccare, toccatemi. Io non sono un fantasma, lo dice chiaramente, non sono fumo. Questa è la sconvolgente novità. Perfino noi chiesa abbiamo pudore di raccontare che questa è la sconvolgente novità. La sconvolgente novità non è che Pietro, Giacomo e Giovanni sono delle brave persone, perché non lo sono. Perché pure loro sono traditori e peccatori. La sconvolgente verità non è che dopo che hanno incontrato Gesù sono diventati migliori, non è vero, hanno dovuto fare fatica. La sconvolgente novità del Vangelo non è l'etica cristiana, non sono i miracoli della moltiplicazione dei pani e dei pesci. La sconvolgente novità cristiana non è la filosofia che dal pensiero ne deriva. Non è la struttura della Chiesa con i suoi poteri e i suoi governi. Non è questo la sconvolgente novità del cristianesimo. Toccatemi.
io sono vivo oltre la morte. Questa è la novità sconvolgente. E se io non credo in questo, dice Paolo, tutto il resto non serve, non ha valore, perde il suo significato. La Chiesa diventa uno dei tanti poteri, diventa anche un potere dal punto di vista delle immagini, senza questo, assolutamente da baraccone. Perché se uno non capisce questo, i nostri paramenti, i nostri segni, ma è tutta una carne malata. Senza questo fatto sconvolgente, che dopo la morte io sono proprio in persona, sono io. Dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi, ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano ancora pieni di stupore. Questa è una pagina scandalosa, va a far capire, proprio perché si va sempre più nel profondo. Gesù provoca sempre di più nel profondo e ti dice: guarda che io non ti sto raccontando favole. Allora, proprio io dopo la morte, non vi abbiate paura, sono i segni delle mie ferite, le segni del mio costato, toccatemi, sono proprio io. Manca, avete qui qualcosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito, egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Qualsiasi uomo di ragione chiuderebbe il libro e direbbe, come dissero quelli all'Areopago di Atene: su questo ti ascolteremo un'altra volta. Ma che stai? Voi provate a vedere tutta la vostra formazione giovanile intorno al cristianesimo. Provate. E provate a immaginare quante volte, contatelo, vi è stata letta questa pagina e vi è stata detta: questo è il fondamento della fede. O credi a Cristo, tutto il resto non serve. Provate. Vi è stato detto che non dovete fare i peccati. È giusto, l'amore di Dio. Vi è stato detto che Dio, mi raccomando, che si fa all'inferno. Dell'inferno e del paradiso si parla spesso, non vi preoccupate. Si è parlato molto del diavolo, perché si è parlato del rispetto dell'autorità, perché bisogna rispettare l'autorità. Ma perché non vi è stata detta? E neppure una parola, neppure una parola. Ma davvero tutti quelli che sono venuti a Pasqua, a Messa, pensano che questa sia la loro fede? E sapere questo, se è vero, e noi sappiamo che è vero, cambia le prospettive della quotidianità, le cambia, le muta. Non stiamo parlando di vaga resurrezione. Ma non mi chiedete a me come alla fine dei tempi questo avverrà. Non me lo chiedete. Io so per certo che avverrà, perché questa è la mia fede. Ma come avverrà? Datemi tempo di passare dall'altra parte e ve lo vengo a raccontare. Ma come avverrà? Io non lo so. So però che questo è il fatto. E so per certo che è così, perché lo spazio-tempo, il luogo e l'estensione dello spazio sono superati dalla resurrezione. Infatti Gesù aggiunge: voi vi meravigliate, ma sono queste le parole
che io vi dissi quando ero con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Ed è in questo momento che cambia tutto, secondo Luca. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Cosa sarebbero andati i testimoni? Cosa sarebbero andati a raccontare? Questo. Noi l'abbiamo visto. Mo ci credete, non ci credete, l'abbiamo. Noi l'abbiamo visto così. E noi veniamo, vedete com'è semplice il messaggio cristiano, proprio perché è semplice. E noi veniamo a raccontarvi, a predicare a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. Capite bene che in questo caso conversione e perdono dei peccati non investe la sfera etica, non può investire la sfera etica. Non c'è relazione tra il fatto di aver visto una cosa sconvolgente e dire alle persone che devono essere brave persone. Non è così. Non c'è relazione tra questa esperienza che Luca sta raccontando, seguitemi perché è importante, e il fatto di dire: noi andiamo nel mondo per invocare la conversione, nel senso di dire: siete cattivi, diventate buoni. No. Se, come vi ho detto all'inizio della Quaresima, conversione è cambiamento di rotta, di fronte a uno che è morto ed è tornato, io posso toccare ed è sconvolgente, cambia la prospettiva della vita. Conversione, una prospettiva della vita che è stata inguaiata dal peccato, cioè che è stata compromessa non dai peccati, dal peccato, cioè dal fatto che io originariamente ho perso tutto questo, perché io teneva, l'ho perso in ragione del peccato. Per cui badate, quello che voi siete adesso, vuol dire proprio, siete sbagliati. A causa di quello che all'origine c'è stato, voi non siete più quello che eravate. Io adesso sono venuto a ridarvi quello che voi eravate. Non è sbagliata la resurrezione, quello che avete visto adesso di me. È sbagliato quello che voi vedete di voi in questo momento. Sembra quasi che noi viviamo in una dimensione che non è la nostra naturale dimensione. E se gli scienziati stanno tentando di capire con i loro mezzi se esiste un'altra dimensione, io posso per fede dire che esiste l'eterna dimensione. E noi non siamo altro che in attesa del suo definitivo compimento. E quello che ci sconvolge qui, dall'altra parte, non ci sconvolgerà più. Ora, se è vero come è vero che Cristo ha annunciato l'eterno e definitivo ritorno, mi pare che cambiano le prospettive dell'esistenza. Sentite che come io ho scritto la preghiera per questa domenica, io spero che ve le state leggendo, perché se no mi facete scrivere a fare. Cristo è davvero risorto. Vi prego però di seguire, perché la preghiera è breve, ma seguite i passaggi, no? Cristo è davvero risorto. Trionfa la vita. Si apre il cammino di una nuova, definitiva avventura. Risorto è il Maestro, risorge la storia, colori di festa, tutto intorno ride di gioia. Cantate, o cieli, la vittoria sulla morte,
Cantate, fratelli, il Cristo Signore. La parola ha mantenuto parola. La pietra è stata rimossa. Ora è tempo di sfide esaltanti. Ora il Vangelo corre veloce. Compagni del Maestro, afferrate il suo verbo. Annunciate agli erranti il ritorno a casa. Il Padre è pronto da sempre. L'anello preparato per felice ritorno. Annunciate che il Signore si è fatto vedere, risorto ha mostrato le piaghe passate, ferite di croce, offerta d'amore. Gridate che per le sue piaghe siamo stati salvati. Questa è la resurrezione, questo è il percorso. Io so che è faticoso, fratellini miei, io so che è faticoso, anche perché, come dire, mi rendo conto che la verità è fatta di evidenza e mi rendo conto che uno vorrebbe avere l'evidenza. Ma perché voi siete veramente convinti che tutto quello che noi viviamo è evidente? Voi siete proprio convinti che la nostra storia sia tutta evidenza? E spiegate, non vi preoccupate, a svegliere Aurora questo. Allora, sia proprio tutto evidente, veramente vi pensate che sia tutto evidente? Io non lo so, quando io dico per esempio, faccio soltanto una cosa, tento di spiegarmi con una, devo partire dalla mia vita, no? Io avevo 13 anni quando ho sentito che dovevo diventare prete. Io avevo 13 anni. A voi non vi conoscevo neppure, eppure già mi aspettavo. Voi pensate che la vocazione, parlo di me, ognuno potrebbe prendere la propria storia, che questo sia evidente, ma è proprio così normale. Dice, ma ci sono, voi pensate da quando sono prete tutta la mia vita precedente, quante persone nella mia vita ho incontrato? Quante storie di gioia e di dolore ho dovuto incontrare, e indipendentemente dalla mia fragilità e dai miei limiti, che sempre probabilmente non sono stato all'altezza della situazione, ma per la vita di un solo uomo, quante vite sono cambiate? È evidente questo, è evidente che adesso che sono andato a Varsavia, uno che ha ascoltato, lo sentirete dalla registrazione, si è detto agnostico, ha detto come mi sarebbe piaciuto prima ascoltare le cose che lei ha detto e come sento che questo incontro non è avvenuto a caso. Un agnostico. Voi pensate il caso, che io potevo andare e non potevo andare, ma quel signore a Varsavia, che non so neppure chi è, probabilmente da tutta la sua vita aspettava un incontro. Ognuno di noi, provate a vedere se questo sia. Ma ci sono cose nella vita che tu non devi spiegare. E come ti spiego? Allora, io sono convinto che abbiamo una grande sfida. Tutti abbiamo una grande sfida. E abbiamo la sfida della nostra fede. Vedete, fratellini miei, noi possiamo fare di tutto e di più. Possiamo fare le missioni, possiamo agire nella carità, possiamo vivere un umanesimo esaltante, lo dobbiamo fare perché sapete che è il nostro dovere doverlo fare, ma non dobbiamo mai perdere il fondamento per cui tutto questo, come uomini, lo facciamo, con il significato che ci deriva però dalla speranza oltre. E allora quando io insisto
ed insisto anche con chi ha avuto dolori estremi, che è giusto per fede che voi abbiate chiesto al Signore che vi risparmiava i vostri affetti, che ve li custodisse. Era giusto, ma adesso è anche giusto che voi, in ragione di questa verità, e noi in ragione di questa verità, non offendiamo i risorti per causa della nostra morte. Non offendiamo i risorti a causa della nostra morte, perché la loro resurrezione dice a noi: non cercate tra i morti coloro che sono vivi. Questa è la nostra fede. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Buonanotte a tutti.